Danilo non può togliersi lo sporco dalla mente, anzi se lo sente costantemente addosso. Per lui qualunque cosa è contaminata. Il cellulare è un ricettacolo di germi. Le estremità dei pantaloni sono state troppo vicine all'asfalto. Le maniglie chissà chi le ha toccate. Ma il problema principale non è pensare che queste cose siano sporche. Il problema sono gli acrobatici tentativi di evitare di contaminarsi. Aprire le maniglie con il gomito mettendo nel mezzo un fazzoletto di carta. Togliere i pantaloni senza sfiorare le estremità. Tenere il cellulare costantemente in una busta di plastica. E sono sufficienti queste precauzioni? Ovviamente no. Così Danilo deve mettere insieme anche tutta una serie di rituali. Il cellulare viene pulito e disinfettato più volte al giorno e inevitabilmente deve lavarsi le mani di continuo se non farsi un'intera doccia. La quale peraltro deve seguire delle procedure specifiche. In tutto questo ovviamente vengono coinvolte le persone a lui vicine. Insomma, per tutti, Danilo e persone intime, questo problema è un traghetto verso l'inferno. Immagina che stanotte avvenga un miracolo, gli dico, e che il tuo problema scompaia. Da cosa te ne accorgeresti domani mattina? Beh, risponde lui, prima di tutto non avrei più le mie ossessioni. E qual è la cosa che faresti di diverso non avendo più le tue ossessioni? Proseguo. Non metterei più il telefono in una busta, mi toglierei i pantaloni senza troppe storie e aprirei le maniglie come qualunque cristiano, dice lui. Così indago minuziosamente i dettagli di questa nuova vita. Gli chiedo quali altre cose noterà e farà e che impatto avranno su di lui, fino ad essere pronto per la scala. Su una scala da 0 a 10, dove 10 corrisponde al giorno dopo il miracolo, dove ti trovi ora? A 3, fa lui. E allora gli chiedo che cosa vuol dire essere a 3, cosa gli fa dire di essere a 3 e non a meno. Danilo mi dice che prima stava peggio e questo mi dà lo spunto per concentrarmi su tutto ciò che invece funziona oggi. Dopo una decina di minuti gli chiedo che cosa gli farebbe dire invece da domani di essere a 4, un gradino più in su. Danilo dice che probabilmente si sfilerebbe i pantaloni senza troppi problemi e che se proprio si vedesse sporco, non percepisse, ma se si vedesse sporco, allora si laverebbe. Dice anche che modificherebbe un poco i suoi rituali di pulizia. Ad esempio, non farebbe la doccia esattamente nell'ordine in cui la fa tutte le volte. Continuiamo un altro po' e alla fine ci salutiamo. Danilo non si sente in grado di mettere in atto dei compiti specifici e così gli chiedo semplicemente di notare i miglioramenti che avverranno nei prossimi giorni. 2 settimane dopo Danilo torna stupefatto. Sono a 6, mi dice entusiasta. Quando gli chiedo che cosa significa, mi racconta che inizialmente, alla fine del nostro incontro, era un po' perplesso. Tuttavia, nei giorni successivi, aveva iniziato a notare dei piccoli e via via sempre più grandi segni di miglioramento. Aveva iniziato a vedere i suoi gesti fobici e rituali in una maniera del tutto diversa. Sentiva per la prima volta che poteva veramente farne a meno, che erano addirittura irragionevoli. Approfondisco cosa intende, a cosa se n'è accorto e che cosa ha fatto di differente. E poi saliamo di un gradino. Cosa ti farà dire nei prossimi giorni che sei salito ulteriormente, che sei arrivato a 7? E la seduta successiva i miglioramenti continuano. In 4 sedute Danilo si libera completamente delle sue ossessioni e compulsioni, che diventano un brutto ricordo. Così decidiamo di iniziare a diminuire la frequenza delle nostre sedute, dandoci più tempo tra una e l'altra, fino ad arrivare a 9 sulla nostra scala. Non so se sarò mai a 10, mi dice, però adesso so di essere libero e mi va bene così. A quel punto decidiamo di salutarci, sapendo che se ne avrà bisogno, la mia porta rimarrà sempre aperta per lui.